Quindi c'era ancora l'idea che la città potesse riscattarsi da tutti quei disagi di cui il cittadino è, diciamo, testimone vivente di quotidiana fatica. Allora, secondo me, noi oggi dobbiamo pensare a ricominciare da capo. È come se dicessimo domani mattina dobbiamo cambiare vita. Come? Che tipo di vita vogliamo? E ancora la ricchezza, il riferimento che consideriamo salvifico per risolvere tutti i problemi? Ecco, allora, tutto questo l'abbiamo già vissuto. Quale proposta di vita faccio? Su quali, come dire, non oso pronunciare la parola ideali, ma su quali piccoli traguardi giorno dopo giorno intendiamo avviarci? Quando torniamo la sera a casa, possiamo rispondere a noi stessi: ecco, oggi ho lavorato per la mia nuova idea di vita. Allora non ti senti più solo, perché anche se tu non lo vuoi, lanci dei segnali e ci si può innamorare l'uno dell'altro, che non è l'innamoramento della sentimentale, ecco, innamorarci di un'idea da conseguire attraverso proprio il lavoro delle nostre mani, della mente, per quello che facciamo. E invece no, abbiamo accettato l'idea che entrare in un grande complesso industriale eravamo sicuri per tutta la vita. Io ho fatto un film nel 61 su questo, intitolato Il Posto, e non era soltanto il posto, ma tutta quella società che si stava modificando, convinta, ecco, che la strada intrapresa fosse quella giusta. Ripeto, non condanno nessuno, certo, ma condanno chi oggi vuole nascondere o addirittura tacere o addirittura restaurare quel tipo di società. Chi non impara da adesso non li perdono.